Buongiorno a quelli che sono arrivati, mi date subito un veloce feedback del suono. Si sente, si vede. Buongiorno, buongiorno. Si sente, mi si vede? Più o meno. <ride> ok, bene, i primi feedback arrivano. Bene, bene. Bene, bene. Come al solito aspettiamo qualche minuto. Per far collegare ancora qualcuno beh, 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 beh. molto bene, beh, beh. intanto, se... se chi si è già collegato ha voglia di farmi delle domande così lampo, snap snap proprio. <ride> Le domande del sabato chiede all'erborista le robe più, più strane, <ride> che vediamo o oh, se, eh, se venite anche dal, dalla scorsa settimana, se ci sono dubbi, se vi è venuto in mente qualcosa riguardo al video della scorsa settimana, sui, ciao Marica. <ride> Se vi viene in mente qualche cosa, qualche domanda, qualche altra curiosità su, sui rimedi da utilizzare in prevenzione per i malanni di stagione, intanto che aspettiamo possiamo fare questa sorta di dialogo se vi va. <ride> Vediamo, intanto si aggiunge qualcun altro. Aspettiamo giusto un attimino. Sì, ci sono sempre i momenti peggiori, sappiatelo. <ride> Stare così in attesa, in Allora, ripeto, aspettiamo ancora un, un minutino. Ciao zia. <ride> Vediamo se... se arriva ancora qualcuno che così poi possiamo iniziare. Tanto poi il video comunque poi rimane nella sezione dei video della pagina, per cui o su Instagram resta sulla, sul profilo, per cui non, non ci si perde niente, <ride> nessuno si perde nulla. Giusto un attimino ancora e poi possiamo iniziare. allora io direi di iniziare facciamo un piccolo intro piccolo intro <ride> e poi possiamo passare all'argomento della, della della giornata allora prima di tutto per chi mi segue da un po' magari questa qui è quella parte un pochino meno interessante per chi invece non è non mi conosce, non sa, non mi ha ancora seguito nei live, eccetera, eccetera, faccio una piccola, 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 piccola presentazione. Io sono Rita, nasco come tecnica arboristica, E mi sono laureata quindi all'Università di Milano, ho fatto un master là, un master qua in fitoterapia e uno in alimentazione. Poi è nata la mia bimba. <ride> e da lì mi sono deciso di concentrarmi su le donne sui rimedi naturali per le donne sui rimedi naturali per i bambini e eh, poi mi sono iscritta a un corso per diventare operatore olistico del materno infantile quindi proprio specializzarmi su questi su queste fasce che spesso e volentieri sembrano quasi dimenticate o comunque tenute sotto una campana di vetro, molto spesso diciamo vengono trattati quasi come dei, dei malati alla fine. Cioè, la gravidanza non è una cosa fisiologica, per esempio, ma eh, sembra quasi una malattia. Ecco. Quindi, per questo motivo, io insomma mi sto battendo, <ride> e, e niente. Quindi mi sto specializzando su proprio questi, questi ambiti. Mi piace definirmi l'erborista delle mamme, delle donne e dei bambini. E niente, <ride> questa è la presentazione. E adesso possiamo iniziare a parlare del, dell'argomento per cui siamo qui oggi. Ovvero, questo qui, diciamo, è il primo incontro di quattro. Focalizzati sull'erboristeria legata alle stagioni, ok? Quindi iniziamo. Questo ovviamente sarà un pochino più eh, noiosetto, diciamo perché comunque all'inizio facciamo un piccolo, eh, un piccolo cenno a tutto in generale l'argomento, ok? Iniziamo e iniziamo questo incontro appunto parlando di tempo. Okay? Spesso intendiamo il tempo come un susseguirsi lineare di secondi, una lunga linea retta che ci accompagna ogni giorno e ogni istante, ma in passato non era così. Il tempo era ciclico, veniva considerato in modo ciclico, non era una, non era una linea, era un perfetto cerchio. Okay? Pensiamo anche solo allo strumento che scandisce questi, questi secondi che si susseguono. L'orologio è rotondo, appunto, segna un ciclo, un'ora, uguale per 24 ore, quindi eh, sono 24 cicli ogni giorno. L'uomo scandiva quindi il tempo con il sole, con le stagioni, con le stelle, la luna e il suo percorso nel cielo, ma soprattutto andava anche secondo le stagioni, il legame dei, dei nostri antenati. Con la natura, con i cicli naturali era molto, molto, molto profondo, molto sentito. L'andamento delle stagioni, inoltre, scandiva anche il lavoro nei campi, la semina, i raccolti, il riposo della terra e il suo rifiorire. Parlando di stagionalità, anche le piante seguono questo scorrere del tempo ciclico, ovviamente, durante le diverse stagioni ci sono piante in stato senescente in crescita, in fioritura e in maturazione. Per l'utilizzo medico si raccolgono le droghe nel momento di massima concentrazione dei principi attivi, il cosiddetto tempo balsamico, che è specifico per ogni pianta e per ogni parte di interesse. Che è assolutamente influenzato tra l'altro appunto dall'andamento delle stagioni, dall'andamento ciclico delle stagioni. Ok? Fin qui tutto chiaro? Ci siamo? Quindi ogni stagione è caratterizzata dalle sue piante specifiche e dalle droghe da raccogliere per l'uso medicinale, che rispecchiano solitamente i disturbi tipici che affliggono l'uomo proprio in quel momento del ciclo stagionale. Perché, nonostante si sia perso razionamento e legame con la natura, il, il corpo continua comunque a seguire questi cicli naturali. Ok? Ci siamo? Tutto chiaro fin qui? Ora, fatto questo piccolo... Eh, questa piccola introduzione un po' filosofica, diciamo, <ride> iniziamo a parlare proprio dell'argomento che eh, in questi giorni soprattutto, in questi ultimi due giorni soprattutto si è fatto particolarmente presente e insistente, ovvero l'autunno, <ride> che appunto, cioè, dal nulla eravamo in... In magliettina leggera, adesso siamo con il maglione, il pleddino e la tisana calda. <ride> ok, iniziamo a parlare un po' dell'autunno. L'autunno è il momento in cui le energie della Terra calano. Dall'espansione, dalla massima fioritura, dalla massima bellezza dell'estate, cominciano a ritirarsi all'interno della Terra, Ok? La forza vitale comincia ad abbandonare la terra, gli ultimi frutti assorbono gli ultimi raggi di sole e luce per terminare la maturazione, le foglie cominciano a ingiallire per staccarsi dai rami, i rami stessi cominciano a seccare e le energie si concentrano nelle zone vitali, quindi le radici, per prepararsi a superare il freddo invernale e risvegliarsi in primavera. Queste zone vitali, come dicevamo, sono le radici, le bacche, le cortecce o in alcuni casi anche la pianta intera. Queste parti eh, vengono chiamate dure tendenzialmente, pensiamo a comunque un pezzettino di radice rispetto a una foglia per esempio, quindi la... queste parti vengono dette dure e hanno anche tutta una serie di preparazioni diverse rispetto a foglie e fiori. Queste parti dure sono anche le parti che vengono raccolte più spesso in autunno, ok? Altro piccolo collegamento un po' filosofico che a me piace, 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 <ride> piace moltissimo è il legame tra stagioni e l'acqua, eh, sta, scusate, tra stagioni e elementi, perché l'autunno è legato all'acqua, tra stagioni ed elementi e eh, stagioni e... Mh, Fasi lunari. Passiamo, partiamo con ordine gli elementi. L'autunno è collegato all'elemento acqua, è un elemento passivo, è un elemento di protezione, di vita, del fluire, dell'inconscio, della promessa di rinascita. La terra si idrata, si ripulisce e si mantiene feconda in vista del germogliare in primavera. Ok? Anche perché in questo modo si concentrano i nutrienti per superare poi l'inverno, il duro inverno, il freddo inverno, che ovviamente è sfavorevole alla vita. L'autunno inoltre è legato alla fase di luna calante, in un momento in cui le energie anche della luna sono concentrate verso l'interno e, e si preparano per la discesa negli inferi, ok? Quindi proprio c'è questa idea di eh, autunno come fase di, eh, eh, di risparmio energetico, di andiamo in fase di risparmio energetico. <ride> fin qui ci siamo? Tutto ok? Poi vabbè, qui tra stagioni, elementi, fasi lunari, fasi della vita, qui si potrebbe andare avanti a parlare per ore. Di ah beh, parlare, filosofeggiare per ore e quindi fermiamoci, diamoci un freno perché sennò io vado a ruota libera perché questi, questi argomenti sono molto, molto belli molto stimolanti. Secondo me, danno ottimi spunti anche per per così impostare nuovi ritmi di vita. Secondo me, ci siamo? Parliamo di piante adesso. Le piante autunnali. Sono piante depurative, disinfettanti, che quindi si prendono cura dell'organismo e lo aiutano a, li a liberarsi di scorie che appesantiscono, congestionano, fiaccano e rallentano il metabolismo, appunto tramite il drenaggio dei liquidi. <ride> bene, bene, scusa, non avevo dubbi <ride> che ti piacesse. Le piante depurative e disintossicanti del fegato sono bardano e tarassaco, cicoria, valeriana, rabarbaro, rafano e gramigna. Sono piante che vanno proprio a, eh, a ripulire l'organismo, soprattutto passando dal fegato. Avete presente quando le nonne dicevano oh, faccio la cura delle radici amare? Ecco, quelle. Perché tutte le piante depurative e disintossicanti del fegato tendenzialmente sono... Pianta amare sono molto coriace, sono, fanno proprio quel, un po' di fastidio in bocca, un po' strano, però, eh, come sempre, quando si parla di erbe e rimedi naturali, le nonne ne sapevano avagonate rispetto a noi, quindi affidiamoci alle cure delle radici delle nonne. Altre piante dell'autunno sono betulla, pioppo, sorbo olmo, castagno e ipocastano queste invece sono tutte piante drenanti e diuretiche delle vie urinarie okay? proprio per questa lasciamo andare, ripuliamo l'organismo alleggeriamolo e eh, prepariamoci per affrontare l'inverno okay? altre piante dell'autunno dell sono genzia angelica, anche queste piante molto amare con un'azione digestiva, quindi favoriscono i processi digestivi che in questo periodo, chi soffre di stomaco ve lo può, ve lo può confermare, in questo periodo proprio per questa, cioè questo rallentamento che, eh, a cui va incontro l'organismo, anche le funzioni digestive possono eh, risentirne. Altra pianta dell'autunno è la liquirizia. Antinfiammatoria e lenitiva dello stomaco, sempre per il discorso di prima, che eh, durante l'autunno lo stomaco non è proprio, proprio l'apparato che funziona meglio, non è proprio l'organo che funziona meglio. <ride> Altre piante sono ginepro e la malva, disinfettanti delle vie urinarie e schiammanti dell'organismo in generale, in particolare la malva è un eh, drenante del tessuto connettivo. Quindi eh, lavora proprio molto bene, molto in profondo. E va proprio a cullare, va a ripulire, va a idratare quelle parti dell'organismo che eh, stanno male, sono sofferenti e così. Un po' proprio come questa, questa idea di prima dell'acqua che va a nutrire la terra profonda. Altre piante molto interessanti che abbiamo anche citato settimana scorsa uncaria, spirea, mare e pino per, per le loro azioni disinfettanti e antinfiammatorie un'altra pianta molto interessante autunnale è l'ulivo sempre decongestionante va a lavorare benissimo anche sul, sull'apparato cardiovascolare quindi va a abbassare la pressione anche qui ripuli, ripulisce, decongestiona depura. Proprio le piante autunnali sono quelle piante che vanno a ripulire, vanno a sistemare, vanno a uh, rimediare i bagordi dell'estate. <ride> Due piante che io amo molto adesso, valeriana e zafferano. La valeriana un po' di meno perché comunque fa parte anche di quelle amare, un po' puzzolenti <ride> e lo zafferano, lo zafferano, l'oro giallo, come lo chiamo io. Che sono rilassanti e distensive. Perché, comunque, in questo momento possono esserci anche dei, ehm, dei momenti di melanconia, quindi dei momenti di tristezza, dei momenti di eh, umore un po' altalenante, anche perché chi ha un animo estivo, chi ha un animo primaverile, con l'accorciarsi delle giornate con eh, il tempo che comincia a fare un po' le bizze con la nebbia, ma per chi abita in paese con la nebbia <ride> eh, poi possono essere dei cambiamenti climatici che possono portare un po' a eh, questi, questo umore un po' un po' autunnale proprio, un po' melanconico, anche perché poi ricordiamo che L'autunno è un momento anche di eh, bilancio, ok? Eh, quindi è un momento in cui si, si tolgono i rami secchi, si vede che cosa si è, si è ottenuto, si vede che cosa invece non è andato. Quindi è proprio un momento di eh, ho fatto o non ho fatto sono così, sono cosà, e quindi anche questa quest introspezione può causare questi eh, momenti di, di umore un po' nero. Continuiamo. Con l'arrivo dell'autunno anche le difese immunitarie possono risentirne, e quindi l'argo a quercia, rovo e zucca in quanto antiparassitari dell'intestino, Tipo, eh, con l'arrivo dell'autunno le parassitosi bu, bu, fanno festa le difese immunitarie si abbassano bo, andiamo, attacchiamo, facciamo quercia, rovo e zucca in particolare per i bambini sono un rimedio fantastico per quanto riguarda le parassitosi altre due piante che abbiamo già citato settimana scorsa come prevenzione delle malattie sono rosa canina e calendula Altre piante che io amo molto, antinfiammatorie e sostengono le difese immunitarie. Ok, fin qui. Ultime, ma non meno importanti, sempre per il rallentamento del metabolismo, sempre per i problemi di stomaco, eccetera, eccetera, ovviamente anche l'intestino ne risente. E quindi arrivano a frangolo e rabarbaro <ride> ad aiutare a sbloccare un po' la situazione in quanto blandi lassativi, quindi aiutano a liberare l'intestino dalle scorie, dall'accumulo e anche hanno una blanda azione digestiva, quindi vanno proprio a, anche questi a lavorare bene sullo stomaco, vanno a risistemare un po' tutti, tutti i casini estivi che si è fatti. Ci siamo? Tutto chiaro? Ci sono domande? Allora, sia chiaro: qui abbiamo quasi anche finito, perché ovviamente questi qui sono. Eh, questi incontri sulle stagioni sono eh, proprio. Eh, informativi. Sono un po' spiziosi. Sono, io li definisco spiziosi. sono... Eh, sono giusto delle idee che, eh, che voglio lanciare su, su questo aspetto un po' sconosciuto ormai dell'erboristeria, dell spesso non si sente più parlare di stagionalità delle piante, eh, quindi è proprio un, un piccolo accenno a questo mondo un po' dimenticato dell'erboristeria. Quindi... Questi incontri saranno brevi, saranno, eh, saranno più appunto filosofici, saranno più una chiacchierata, quindi vi sto già quasi liberando, pronti per il sabato e la domenica, questi primi sabato e domenica prettamente autunnali. <ride> quindi, se non ci sono domande sulle, sulla parte delle piante. Ultime, ultime informazioni che do e poi vediamo appunto se mi vengono in mente altre cose dubbi eccetera eccetera come dicevo prima idealmente l'autunno è il momento dei bilanci è, è il momento di decidere cosa è utile portare avanti e cosa invece è utile lasciare cadere lasciare andare lasciare indietro e ehm, Fare un po' appunto il punto della situazione. È il momento in cui il corpo perde l'energia esuberante e si chiude in se stesso, sente il bisogno di ristorarsi e di riconcentrarsi sul vero fulcro, sul vero, sulla vera essenza. Quindi le parole d'ordine sono concentrazione, ritorno verso l'interno e restringimento. Ok. Poi colgo l'occasione in questo caso per dire alle fanciulle che mi stanno seguendo oggi che eh, tutti questi argomenti, tutti questi spunti di riflessione così eh, li potete ritrovare nei percorsi eh, dell'erboristeria femminile che, eh, che propongo. Eh, questo modo di vedere il tempo, in particolare quello delle donne, ciclico, non lineare, e appunto questi collegamenti con la, con la natura, con le stagioni, con la ciclicità che naturalmente eh, è presente in natura. Ok? Quindi se la cosa vi, vi interessa, vi piacerebbe approfondire, scrivete pure. <ride> ne parliamo. Ok? Ci siamo? Dubbi, domande, curiosità, feedback. <ride> Ripeto, questi qui, questi incontri, saranno proprio così smart, così eh, veloci, una, diciamo quasi una toccata e fuga, un buon iniziamo il weekend con sprint, con filosofia. <ride> allora, adesso. Qualche buona tisanina da consigliare per l'autunno? Ok, una buona tisanina da consigliare per l'autunno per tirare dentro un po' insieme tutti, eh, tutte le problematiche che possono insorgere durante l'autunno. Io direi una buona base di liquirizia perché nelle tisane, oltre ad avere un effetto ovviamente antinfiammatorio e lenitivo, ha un'azione anche eh, per quanto riguarda il, il sapore la liquirizia allega tutti i sapori e li rende molto più gradevoli, anche perché come dicevamo prima eh, le piante autunnali non sono proprio così gradevoli. Poi a me piace molto l'amaro, quindi <ride> però tendenzialmente questo è. Quindi io direi una base di liquirizia un po' di gramigna sicuramente per eh per disintossicare comunque l'organismo. Ci metterei anche una, un po' di betulla per, per l'effetto diuretico e drenante. La malva, perché io ci, metto, ci metterei malva ovunque, al di là di questo, comunque la malva ha, ha questo effetto comunque molto, molto idratante che secondo me con l'autunno va molto d'accordo. E direi o rosa canina o la calendula perché sono molto, molto gradevoli. Uno, e poi appunto vanno a, a sostenere le difese immunitarie. Ok, allora. Susanna chiede: parlato di zafferano, come consigli di assumerlo? Potresti allora lo zafferano eh, si trova in eh, opercoli quindi compresse, capsule, eh, tutte le, delle forme solide, delle forme farmaceutiche solide. Si può trovare sia da solo raramente, sia in miscela con altre piante e solitamente lo si ritrova prima lo si ritrovava, per esempio, nelle miscele digestive, perché comunque ha anche questo effetto digestivo. Adesso, dopo tutti gli studi che sono stati fatti per quanto riguarda l'umore, per quanto riguarda anche la depressione lieve, eh, viene utilizzato anche in miscele per, eh, appunto per queste problematiche, quindi ansia, preoccupazione, eh, depressione lieve, squilibri dell'umore, viene utilizzato anche in menopausa, per esempio, per aiutare in questi sbalzi d'umore. Quindi può essere utilizzato secondo me molto efficacemente anche per, per quanto riguarda la sindrome promestruale, dove appunto ci sono proprio questi sbalzi da, da 0 a 100. <ride> e Quindi proprio ha questa azione rilassante e distensiva, ci sono degli studi, gli ultimi studi che sono stati fatti, per esempio... Ehm, hanno visto che dose, la dose di zafferano, eh, la minima dose di zafferano efficace eh, contro la dose di benzodiazepine ha, lo stesso, ha, gli stessi effetti, ha gli stessi effetti terapeutici sulla depressione lieve. Quindi direi che è un ottimo, un ottimo rimedio. Eh, purtroppo a volte può risultare anche un po' costoso, però in casi molto pesanti, in casi comunque eh, difficili da trattare, ha un effetto veramente ottimo, assolutamente. Ho risposto alla domanda, altri dubbi che sono sorti nel mentre sullo zafferano Ci siamo. Bene. Poi ecco, ripeto, adesso appunto dopo questi studi stanno producendo tanti prodotti con all'interno lo zafferano, quindi è un pochino più semplice adesso anche trovarlo e quindi utilizzarlo, anche perché appunto è molto 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 efficace poi può essere applicato in tantissimi in tantissimi casi come dicevamo prima grazie se ci fosse viaggi chissà cosa direbbe ok se se non ci sono altre domande, vi, vi libero <ride> e in caso comunque io rimango assolutamente disponibile. Prego, una domanda sulle chinacce, prego, prego. <ride> Grazie. attesa della domanda comunque ecco ripeto eh... <ride> no ok allora ripeto i video chi si è collegato magari da poco il video poi rimarrà nella sezione video quindi non disperate <ride> e i prossimi i prossimi eventi sulla stagionalità in, in erboristeria saranno ovviamente a inizio di ogni stagione. Quindi adesso saranno il prossimo sarà a gennaio il prossimo, poi quello dopo a marzo e poi a giugno, ok. Anche okay. allora mi chiede Susanna mi chiede eh, interferisce col paracetamolo? In che modo, allora questo non ti saprei rispondere mi giunge nuovo però assolutamente non, non posso provare a informarmi e poi ti faccio sapere come come interferisce allora solitamente ti dico solitamente quello che interferisce con il paracetamolo è per una questione di eh... mm interferenza con il con i con i sì, con i citocromo del fegato. Quindi hanno la stessa hanno lo stesso enzima che li non vengono le parole. <ride> hanno la hanno gli stessi enzimi che li metabolizzano. Quindi è una sorta di lotta, no. Oddio. Ce la posso fare, eh. Eh. Cioè, allora torniamo indietro. Eh. Non mi vengono le parole oggi, scusatemi. Ce la posso fare, è autunno per tutti. È proprio secondo me, è un'interferenza proprio sulla, sulla quantità di enzima metaboliche li metabolizza e eh, molecole simili ok capito cosa voglio intendere capisci mi? <ride> quindi secondo me è proprio una questione di, di interferenza in questo senso stesso enzima stesso, stesso enzima che li metabolizza comunque ne approfondisco poi ti rispondo ti rispondo assolutamente perché e quindi ovviamente interagendo in questo modo eh, il rischio è che mh, prenda le molecole di echinacea non di paracetamolo e quindi poi va a intossicare il fegato adesso. Città. allora vista la domanda così ecco infatti infatti confermo quanto detto è una questione di di enzimi quindi L'enzima che metabolizza è il medesimo sovrasta eh, il paracetamolo e quindi crea accumulo nel fegato di paracetamolo. ecco, Infatti, infatti spesso eh, le interferenze tra farmaci e m, piante officinali è proprio una questione di enzimi che li metabolizzano, quindi è proprio una questione di, di fegato, diciamo. Ecco. Per esempio, eh, un, um, un integratore, una, una pianta che invece non dà questo tipo di problematiche è il desmodio. Il desmodio viene utilizzato per la depurazione del fegato e la, la rigenerazione delle cellule epatiche. E non va a interferire con i citocromo che eh, metabolizzano i farmaci solitamente. Quindi lavora su un canale diverso e quindi non va a interferire con uh, eventuali farmaci, per esempio. Così. Ok? Poi, vabbè, l'echinacea comunque ha un po' di interazioni con diversi farmaci. Quindi, soprattutto immunosoppressori, eccetera, eccetera, può essere un po' problematica come assunzione insieme. Quindi, bisogna sempre stare un attimino attenti. Ripeto quello che eh, chi mi conosce sa che ci picchio duro: è questa qui, questa, questa faccenda di. Eh, attenzione quando si sta prendendo dei farmaci. Le persone, i soggetti che eh, prendono farmaci spesso o prendono dei farmaci fissi, attenzione, attenzione alle piante e ad altri farmaci soprattutto, ok? Non affidatevi mai all'automedicazione, auto, all ciao Robi. Non affidatemi mai all'automedicazione, non affidatevi mai a dottor Google. Per favore, non fatelo. <ride> a questo proposito, eh, così boom, notizia lampo. Ho consegnato ieri un articolo proprio sulla, su, su questo utilizzo della fitoterapia come complemento. E della medicina convenzionale trattando proprio questo fatto del non affidarsi all'automedicazione, non affidarsi a dottor google e proprio questi, queste cose quindi una volta che verrà pubblicato poi lo pubblicherò anche alla lo pubblicherò anche sulla sulla pagina per cui chi, chi volesse leggerlo poi è disponibile, ok? altre domande se non c'è se non c'è se non c'è altro io vi lascio liberi rimango al solito disponibile sempre per qualsiasi cosa e vi auguro un buon weekend per chi fosse interessato o se conoscete donne in gravidanza Settimana prossima eh, una... tengo una lezione online, sempre qui sulla pagina di Facebook e su Instagram, in collaborazione con la farmacia di Rovato, proprio sull'erboristeria in, in gravidanza. Quindi diffondete il verbo. <ride> Ecco esatto, Susanna dice naturale, non vuol dire che non è farmaco, quindi cosa vuoi che mi faccia? Esatto, questo è spesso quello che, si, che ci si sente dire sì, tantissimo tantissime volte. Si sente questa cosa. Eh, così è, purtroppo niente. Io vi, vi saluto, vi ringrazio tanto, e un bacio. Ciao, buon weekend.